Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo nella location auto perché dobbiamo provare un accessorio per auto e l'accessorio di cui parleremo oggi è lui, il Binize Apple CarPlay Wireless, un dispositivo piccolissimo e dal prezzo altrettanto piccolo. Sì, perché questo piccolo dispositivo ci permette alla modica cifra di $29 di avere Apple CarPlay direttamente nella nostra auto in modalità wireless. Sì, praticamente non dovremo più collegare il cavo del nostro iPhone per avere Apple CarPlay nel display del nostro sistema multimediale della nostra auto, ma lo faremo direttamente in modalità wireless. Quindi una comodità secondo me incredibile, soprattutto quando dobbiamo fare magari dei piccoli spostamenti e il telefono ce l'abbiamo in tasca, nello zaino, nella borsa, cioè in qualsiasi posto. Non dobbiamo stare a estrarre il telefono per collegarlo via cavo per avere appunto Apple CarPlay attivo nella nostra auto, ma potremmo utilizzarlo in modalità wireless. E tutto questo, come abbiamo detto, a una cifra secondo me veramente molto molto bassa. Vi lascio qua sotto il link in descrizione, perché secondo me a questa cifra è un prodotto incredibile. Poi le dimensioni sono veramente veramente piccole, come vedremo tra poco. Lui, per essere compatibile con la vostra auto, deve essere la vostra auto già predisposta per utilizzare Apple CarPlay. Quindi se il sistema multimediale della vostra auto utilizza già Apple CarPlay, allora questo dispositivo sarà compatibile. Ma detto tutto questo, non perdiamo altro tempo e guardiamo cosa troviamo nella confezione quando vi arriva e poi lo proviamo insieme. La confezione, ragazzi, è questa. C'è un cartoncino che va a chiudere una piccola scatoletta di cartone nero, dove al suo interno troviamo il manuale di istruzioni, un cartoncino con tutte le informazioni generali. E poi troviamo, ragazzi, lui, il Binize Wireless CarPlay. Guardate quanto è piccolo, piccolissimo, sottilissimo. Guardatelo sul palmo della mia mano per capire le dimensioni, è veramente piccolissimo. Poi all'interno della confezione qua sotto troviamo due cavi in base al tipo di attacco che abbiamo all'interno della nostra auto. Quindi abbiamo un cavo USB Type-C o un cavo Type-C. Nel mio caso utilizzerò questo USB Type-C. Quindi adesso non ci resta che provarlo e vederlo in azione. Allora, per prima cosa colleghiamo il cavo Type-C al nostro Binize Wireless CarPlay e adesso andremo a collegare la presa USB al dispositivo multimediale della mia auto. Perfetto, vedete che adesso all'interno del menu della mia auto abbiamo Apple CarPlay, quindi se io ci vado a cliccare sopra abbiamo il dispositivo Marsbox B095, che sarebbe appunto il nostro Binize Apple CarPlay. Adesso dobbiamo andare a configurare lo smartphone. Per fare questo è semplicissimo, basterà entrare nelle impostazioni del nostro iPhone, entrare in Bluetooth, fare la ricerca del dispositivo Binize, attendiamo che venga rilevato. Vedete, Smartbox B095 sarebbe il nostro Binize, infatti è lo stesso nome che abbiamo qua nel display della mia auto. Vado a cliccare Smartbox, facciamo abbina, consenti e voilà. Infatti vedete che il mio telefono è qua, non è connesso a nessun cavo e ho Apple CarPlay direttamente all'interno del mio sistema multimediale. Funziona tutto in maniera perfetta, infatti se vado a cliccare su Google Maps funziona perfettamente. Torniamo nel menu, proviamo a vedere tutte le applicazioni, vedete com'è anche fluido nel gestire tutto in modalità wireless, quindi scorre tutto in maniera fluidissima senza nessunissimo problema. Praticamente è quasi come se fosse collegato via cavo, c'è un leggero lag ovviamente di qualche millisecondo, però rimane praticamente ottimo per un sistema multimediale che viene trasferito in modalità wireless come Apple CarPlay. Proviamo a far riprodurre anche la musica per vedere appunto come funziona la modalità wireless nel trasportare la musica in Apple CarPlay. Quindi andiamo a scegliere musica, facciamo partire una canzone di Sanremo, giusto un secondo, se no poi l'algoritmo di YouTube mi blocca il video per copyright. Alziamo un attimo e vedete che è tutto molto reattivo, vedete, in un attimo in pausa, in un attimo possiamo farlo ripartire. Quindi c'è un leggero ritardo, ma leggerissimo, nel trasportare appunto questo passaggio, ma è minimo se calcolate che lui non è connesso
al sistema multimodiale senza nessun cavo, quindi veramente spettacolare. Poi per il resto non vi sto a farvi vedere niente, perché comunque quello che è il sistema multimediale di Apple, Apple CarPlay, collegandolo via cavo, è praticamente la stessa identica cosa, cioè non cambia assolutamente, sempre lui, solo che non passa attraverso il cavo che va a comunicare con il vostro sistema multimediale. Quindi direi veramente spettacolare questo Beanese dispositivo per rendere wireless il vostro iPhone con la vostra auto, cioè il vostro Apple CarPlay, che diventa modalità wireless quando andiamo ad utilizzarlo all'interno del nostro sistema multimediale. Quindi non dobbiamo più connettere niente e soprattutto abbiamo questa possibilità, secondo me, ad un prezzo super super accessibile. Parliamo di $29 per questa piccola scatoletta, che comunque ci agevola, secondo me, molto l'utilizzo del nostro iPhone in macchina per utilizzare Apple CarPlay senza collegare il cavo. Quindi ragazzi, qua sotto in descrizione trovate il link se volete acquistare questo dispositivo, se volete dargli un'occhiata, perché secondo me è un dispositivo che merita davvero tanto tanto tanto. Avete visto anche le reattività comunque nel gesture, cioè non c'è molto ritardo tra quello che facciamo al tempo di risposta, che secondo me è ottimo per un dispositivo così economico in modalità wireless. Quindi se questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione, la mia prova del Beanese Wireless Apple CarPlay vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, anche di lui, se ci saranno dei coupon sconto lì li troverete sicuramente. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione come questa, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video.